Parliamo adesso della presentazione di un libro, presentazione che si è svolta a Capo d'Orlando e che avrò modo di seguire poi anche nell'approfondimento di oggi in onda a partire dalle 19:45 sul canale 85 di Onda TV. Presso la sala convegni Tano Cuba del Centro Culturale Polivalente Antonio Librizzi, sede della biblioteca e della Pinacoteca Comunale di Capo d'Orlando, è stato presentato il libro di Giovanni Maduli dal titolo Rinascita di una nazione, che propone una rilettura della storia recente e non del Mezzogiorno e della Sicilia. Credo che ci si possa rendere conto un po' tutti che la cultura del mondo meridionale, di quella che fu la Magna Grecia, è ormai spodestata da un'altra cultura, una cultura di stampo anglosassone che non ci appartiene. È una cultura di stampo anglosassone che, come dire, espandendosi anche nel mondo economico, finanziario, imprenditoriale, industriale, sta completamente stravolgendo quelle che sono le tradizioni culturali, industriali, artistiche, eccetera, di quella che fu la Magna Grecia. Allora, alla luce di questi fatti, ho creduto opportuno rianalizzare velocemente quelle che sono state le nostre tradizioni storiche e culturali, appunto di quel territorio definito come la Magna Grecia, e che è stato un territorio che ha dato lustro, direi, all'intero mondo occidentale e che oggi viene distrutto sull'altare di economie, culture, filosofie, economie che non ci appartengono. Oltre all'autore sono intervenuti il professor Antonio Matasso, il giornalista e scrittore Ignazio Coppola, che ha curato l'introduzione del volume, e il professor Vincenzo Gulì. Sappiamo un po' tutti che c'è in corso un processo di revisione abbastanza pesante del cosiddetto Risorgimento, che poi è coinciso con il degrado del sud Italia, compresa l'isola siciliana. Quindi in questo contesto, noi con questo libro di cui io ho fatto la prefazione, stiamo tentando di far capire che non si è trattato, distruggendo il regno delle due Sicilie che c'è da queste parti, di cambiare padrone o di cambiare o di ingrandire, ecco, una nazione che non era mai esistita, quella italiana, ma si trattava di combattere dei valori che avevano creato un certo tipo di società, che aveva un benessere particolare che non ha mai più avuto dopo. Unico esempio per capire tutto questo: noi in 3.000 anni non eravamo mai emigrati da queste zone, con l'unità italiana siamo diventati gli emigranti più famosi in tutto il mondo. Il libro è rivolto, in questo senso la parola cittadino è quanto mai azzeccata, è rivolto proprio ai cittadini del Meridione e della Sicilia, perché malauguratamente la questione meridionale siciliana è ancora attuale da 150 anni a questa parte, ed è una questione che è nata tra l'altro proprio con il compimento del processo unitario. Questo libro serve anche a disvelare una serie di fatti e di interpretazioni che sono state poste nell'ombra dalla storiografia ufficiale e anche dalla cultura spicciola condivisa di questo paese. Si tende a descrivere il sud come una terra irredimibile e condannata all'oscurantismo. Non è stato sempre così, e se non lo era prima, possiamo avere la fondata speranza che possa non esserlo nuovamente in futuro. E parleremo ancora di quest'opera nel corso dell'approfondimento di oggi, in onda alle 19:45, alle 23:45, domani alle 13:30 e poi intorno alle 22, sempre sul canale 85 di Onda TV, in differita di circa un'ora sul canale 618.